Allora, questo evento è a livello simbolico molto importante che lo si faccia all'interno dell'università, l'Università di Catanzaro, che è un'università importante e molto sensibile su queste tematiche. Altrettanto importante che l'idea di questa iniziativa sia venuta dagli studenti, da questa associazione di studenti bravissimi, molto attenti, molto appassionati di tutte le tematiche che concernono i diritti civili e anche i diritti sociali. E in questo caso è stata tirata fuori dal cilindro questa idea in occasione della giornata mondiale contro l'HIV. Mi è stato chiesto: ma perché non facciamo un convegno apposito per sensibilizzare le persone che ancora oggi non sanno come si sia evoluta tutte le questioni attinenti all'HIV dagli anni 80, che era un po' il morbo degli omosessuali, a oggi, dove la maggior parte delle persone contagiate sono eterosessuali e donne. Quindi c'è stata anche un'evoluzione non solo del virus, ma anche della percezione del virus in quanto tale. L'ottica della prevenzione è altrettanto fondamentale, perché dove manca la conoscenza c'è la paura. E questo riguarda tanti argomenti, non solo quello di oggi. Però il taglio che è stato dato al convegno è un taglio non a caso particolare, ma ben chiaro per dare un segnale contro tutte le discriminazioni, anche contro quelle derivanti da uno stigma, da un'onta negativa che aleggia attorno alle persone sieropositive, che è un'onta di marginalità, di emarginazione, e che loro non meritano. Tra nuovi farmaci, tra nuove percezioni, tra un'ottica generale di prevenzione, noi siamo qui a dire con forza che attorno alle persone c'è una marea di diritti e noi siamo qua per ricordarglielo.